Sapete da dove arriva una delle migliori armi biologiche, possiamo chiamarle in questo modo, per contrastare l'inquinamento in presenza di uno dei più importanti, dei più tossici e nocivi pesticidi che ancora vengono utilizzati in larga parte del pianeta? Ecco, e avete visto il thumbnail proprio del video di oggi e naturalmente non è una sorpresa, vi voglio parlare, vi voglio portare nello specifico nella striscia di Gaza. Ecco, ora subito voglio anticipare che proprio in questo momento, nel momento in cui si sta registrando questo video, proprio la striscia di Gaza sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua storia, sicuramente. Non voglio addentrarmi in questo perché non è il compito di Fabrica Ambiente, il compito di Fabrica Ambiente è quello di portarvi all'attenzione, portare alla vostra attenzione tutto quello che la scienza, tutto quello che veramente l'intelletto umano, l'impegno per l'ambiente, per la salute e per il pianeta è in grado di mettere in campo e quindi a maggior ragione voglio citarvi questa cosa importante che arriva dalla striscia di Gaza, di cui praticamente nessuno ha parlato, anche se è noto già dal 2015, per dimostrarvi che anche nei luoghi più difficili, nei luoghi dove la vita veramente è così difficile, così impossibile in certi frangenti, in queste condizioni comunque c'è qualcuno che lavora per il pianeta, c'è qualcuno che lavora per l'ambiente, c'è qualcuno che lavora per la salute e questa, permettetemi di dire, è una cosa assolutamente straordinaria se consideriamo le condizioni di vita, sociali, ambientali anche, perché la striscia di Gaza deve affrontare delle condizioni ambientali assolutamente, che voglio dire, definire precarie è un eufemismo, quindi voglio davvero mostrare questa vicinanza, la vicinanza di Fabrica Ambiente agli studiosi della Al-Azhar University che hanno fatto una cosa così bella, così importante proprio in questo contesto e che merita di essere conosciuta. E di che cosa si tratta? Si tratta di una cosa molto semplice nel suo concetto, anche se poi per arrivarci è tutt'altro che semplice. Però voglio cercare proprio di tenere le cose proprio semplici o comunque il più chiare possibile. E voglio partire proprio dalla importanza di questa cosa riferita al particolare contaminante che è stato contrastato, che si può contrastare con questa arma biologica che arriva proprio dalla striscia di Gaza. E sto parlando dei carbamati, in modo particolare del carbaryl, che è un pesticida, un insetticida veramente molto molto importante. È stato bannato in alcune parti del mondo proprio per la sua tossicità, è neurotossico. È stato bannato in Europa, è stato bannato in alcuni stati africani come l'Angola, è stato bannato parzialmente in altri paesi come per esempio gli Stati Uniti dove non viene utilizzato per applicazioni domestiche ma sotto controllo per applicazioni agricole ancora si può fare, mentre è ancora utilizzato in tanti altri paesi del mondo, ad esempio a livello del Medio Oriente, ad esempio a livello della zona del Nord Africa, che condivide delle caratteristiche molto simili con la striscia di Gaza, soprattutto per quanto riguarda la potenzialità dell'utilizzo di questa soluzione. In questa slide, vedete, vi ho messo alcune caratteristiche del carbaryl, vedete è neurotossico, in modo particolare è un inibitore dell'acetilcolina esterasi, quindi l'acetilcolina rimane a livello delle sinapsi e quindi la funzionalità neurologica è alterata. Vedete, ci possono essere paralisi, ci possono essere convulsioni, ci può essere addirittura anche la morte in alcuni casi particolarmente gravi. E altre organizzazioni, come per esempio l'Europa lo ha posto al bando, altre organizzazioni ambientali, organismi diciamo regolatori ambientali come EPA lo considerano un probabile cancerogeno per l'uomo, e una caratteristica importante, vi invito ad andare proprio a leggere del carbaryl a livello delle pubblicazioni scientifiche accertate per esempio sulla biblioteca dell'NIH di PubMed, potete trovare molte pubblicazioni dove si proprio evidenzia la capacità di entrare, di penetrare all'interno della catena alimentare. Quindi è molto importante andare a contrastare gli effetti ambientali e sanitari di questo carbaryl e questo è possibile anche grazie a questa scoperta che arriva tipicamente dalla striscia di Gaza. Dovete immaginare che questo studio è stato condotto dagli studiosi dell'Al-Azhar University e che è un'università islamica molto importante che ha molte sedi e c'è anche una sede a Gaza e gli studiosi hanno
fatto alcuni lavori, non soltanto di laboratorio, ma poi anche di intervento sul territorio, delle progettualità pratiche, per vedere di identificare dei microrganismi che potessero in qualche modo essere validi nella riduzione importante del carbaril, per evitare che quando il carbaril viene utilizzato come pesticida a livello agricolo possa poi successivamente dare dei problemi all'esterno. E questo è un principio sacrosanto, un principio importantissimo, che va fatto non soltanto in presenza di carbaril, ma va fatto in presenza di tutti gli inquinanti che appartengono alla categoria dei pesticidi. Ebbene, la prima fase di questo lavoro ha riguardato il campionamento, hanno preso dei campioni da diversi tipi di suolo all'interno della striscia di Gaza, che quindi è un'area limitata, ma è un'area certamente limitata dal punto di vista geografico, ma presenta una diversità di suoli abbastanza significativa, perché hanno isolato qualcosa come 18 suoli diversi. Per ognuno di questi suoli si è notato che c'è una diversa popolazione batterica, e quindi questo ci permette già di dire che si possono trovare dei microrganismi che possono funzionare bene in presenza di alcuni inquinanti, ma devono esserci alcune caratteristiche specifiche del suolo. Questo cosa vuol dire? C'è una specificità, si va a utilizzare un microrganismo per un suolo, ecco, quel suolo risponde bene se ha certe caratteristiche per quel microrganismo, e quindi c'è una sorta di relazione, di rapporto privilegiato tra alcuni microrganismi ed alcuni suoli. Cioè lo stesso microrganismo messo in un suolo che ha caratteristiche diverse potrebbe non funzionare così bene, potremmo ottenere un risultato, ma potrebbe non essere il miglior risultato. Quindi vedete che queste, in questa slide, vi ho messo proprio le caratteristiche, vedete certe caratteristiche di umidità, certe caratteristiche di pH, anche di temperatura, a livello delle quali questo microrganismo che è stato trovato funziona particolarmente bene, e questo tipo di suolo è un tipo di suolo particolarmente diffuso proprio nella zona del Medio Oriente e anche nella zona del Nord Africa. Quindi gli studiosi hanno ipotizzato la possibilità di utilizzare questo microrganismo che funziona così bene in presenza di questo particolare tipo di suolo, laddove questo tipo di suolo è presente. E le risultanze sono state molto buone, perché il genere Bacillus, un batterio particolare che appartiene al genere Bacillus, ha dimostrato di poter riuscire a decontaminare dalla presenza di carbaril in un periodo, in una finestra temporale di 10 giorni, oltre il 90%, una volta che viene applicato in determinate proporzioni, ovviamente in determinate condizioni di suolo, che sono quelle che avete visto nella slide precedente. Quindi immaginate che c'è un microrganismo che è stato isolato proprio all'interno della striscia di Gaza e su di un suolo che ha determinate caratteristiche che sono molto simili a quelle di altre aree del Medio Oriente e del Nord Africa, dove in prossimità delle quali il carbaril viene utilizzato, e che quindi potrebbe essere un'ottima arma biologica, ovviamente da utilizzare in modo controllato, da utilizzare per evitare che il carbaril possa andare a determinare dei problemi a livello, per esempio, dell'ingresso della catena alimentare o comunque all'esterno dell'area dove viene ad essere utilizzato direttamente, proprio per tutelare la salute pubblica, la salute individuale e l'ecosistema, che sicuramente a sua volta può essere fortemente danneggiato dalla presenza del carbaril. Ora vi voglio mettere questa immagine, è un'immagine riassuntiva molto particolare, vedete, ci sono sulla sinistra il genere Bacillus, sulla destra il secondo classificato, possiamo dire, il Corynebacterium, e vedete che nella terza colonna rispettiva sia del Bacillus che del Corynebacterium si parte da 100 e si arriva, nel caso del Bacillus, a 5,4, nel caso del Corynebacterium 12,7. Che cosa vuol dire? Questa, vedete in fianco ci sono anche i numeri, day, da 0 a 10, dal giorno 0, quindi dal momento della prima applicazione, 100 significa che c'è ancora tutto, cioè il 100% del carbaril, al giorno 10 nel caso del Bacillus vedete che si arriva al 5,4%. Quindi vuol dire averne tirato via praticamente quasi la totalità. Nel caso del Corynebacterium le cose vanno un po' meno bene, perché al giorno 0 vedete ovviamente 100, ma al giorno 10 vedete 12,7, quindi questo vuol dire comunque avere superato l'80%. E questo è un buon risultato se pensate che ci possono essere delle variazioni anche a livello delle caratteristiche del suolo, quindi c'è la possibilità di poter scegliere, ci sono delle alternative, c'è anche la possibilità di poter utilizzare degli altri microrganismi che sono stati isolati da altri tipi di suoli in presenza dei suoli corrispondenti. Perché quello che conta veramente, che ci arriva proprio l'insegnamento importante che ci arriva in questo caso, è innanzitutto il fatto che proprio dalla striscia di Gaza, che pure è così limitata, così ristretta,
è stato possibile trovare una serie di microrganismi che funzionano bene per determinati diversi tipi di suolo, ma soprattutto il miglior microrganismo per il suolo più adatto, che tra l'altro è anche uno dei suoli particolarmente diffusi a livello della zona medio orientale e nord africana. Quindi questo è molto importante perché permette di poter selezionare e quindi di rendere disponibile una determinata, chiamiamola così, arma biologica proprio per intervenire su una di quelle che sono le minacce, una tra quelle sicuramente più importanti per quanto riguarda la salute pubblica, ma anche la salute individuale e gli ecosistemi, che è rappresentata proprio dai carbamati, in questo caso dal carbaril. Quindi, ricapitolando, dalla striscia di Gaza, quindi da questo contesto così ristretto, così difficile, così particolare, è partita, diciamo, questa attività che ha portato alla identificazione di un bacillus che è particolarmente efficace, oltre il 90% di rimozione del carbaril in 10 giorni, e quindi questa è stata suggerita come una arma biologica che potesse essere estesa a tutte le altre aree che condividessero questa particolare condizione. Naturalmente c'è la problematica del suolo, ovviamente ci si raccomanda, già si raccomandavano gli studiosi della Al-Azhar University, che è necessario poi studiare gli adattamenti nei confronti di altri suoli. Questo è molto importante, e si può anche ipotizzare la possibilità proprio di utilizzare degli altri microrganismi che possano migliorare l'azione del bacillus, in questo caso, o del corynebacterium nel caso che non ci sia il bacillus, che comunque permette di andare oltre l'80%, anche se il bacillus arriva al 90-94%, che sicuramente è un risultato di tutto rispetto se pensiamo che poi la durata dell'intervento non supera i 10 giorni. Quindi è un risultato assolutamente importante, ma è un risultato che vale ancora di più se pensiamo da dove questa arma biologica è stata identificata per la prima volta, da dove è stata trovata e il tipo di lavoro che c'è stato per riuscire a isolarla, riuscire ad identificarla e riuscire poi a adattarla, a proporla per la risoluzione di questo problema anche all'esterno. Quindi una proprio sintesi finale, tenendo presente che nonostante tutto la striscia di Gaza è stata in grado ed è in grado di pensare anche a qualche cosa che possa essere utile all'esterno e quindi che possa veramente essere, ho voluto mettere nel titolo, la striscia di Gaza in prima linea contro l'inquinamento ambientale, e questa è veramente una cosa da prima linea. È una cosa di straordinaria importanza se si pensa il contesto a livello del quale è stata realizzata, è stata proposta, e mi auguro veramente che nel prossimo futuro ci possano essere tante altre cose simili per il miglioramento della qualità di vita su questo pianeta. E l'insegnamento che ci arriva da Gaza è proprio quello che quando c'è la scienza, quando c'è la creatività, quando c'è la volontà e l'impegno di volersi dedicare alle cose importanti per il pianeta, si possono superare tantissime difficoltà. E se e quando mai la scienza prenderà il sopravvento, la scienza, la volontà di fare bene, la volontà di fare l'unica guerra che conta, e che è quella contro l'inquinamento e che è quella contro il cambiamento climatico che unisce tutta l'umanità, quando queste saranno priorità, tutto il resto che viene alimentato dalla ignoranza e dalla volontà di profitto scriteriato sarà destinato a scomparire, perché il bene vince su tutto e vincerà ancora. E la striscia di Gaza ci ha insegnato con questo studio anche questo. Bene, io vi ringrazio per aver visto questo video, un video molto particolare. Vorrei che vi ricordaste proprio l'importanza di andare alla ricerca, indipendentemente dalle condizioni dove ci si trova, di andare alla ricerca di soluzioni naturali che ci sono. La natura continua a fornirci soluzioni, continua a fornirci possibilità di contrastare l'inquinamento ambientale, che magari non saranno così profittevoli, ma dobbiamo anche dire che in questo caso il miglior profitto è il guadagno dell'ecosistema, è il guadagno per la salute pubblica, è il guadagno per la salute individuale. Grazie ancora per aver seguito questo video, vi aspetto per i prossimi video, sempre sul canale YouTube ufficiale di Farmic Ambiente, quando scopriremo altre cose ugualmente interessanti, delle chicche nascoste che, se applicate subito, potrebbero davvero farci vincere questa guerra, che è sicuramente quella più importante contro il cambiamento climatico e contro l'inquinamento ambientale. Grazie ancora e a presto.